buongiorno a tutti. Io sono molto onorata per me dire, stare accanto a questa grandissima donna, a questa grandissima cittadina fiorentina, è stato davvero un grande onore. E devo dire che quest'anno questo programma è bellissimo, come tutti gli anni, però ogni anno si supera anche nelle offerte. Quindi è una costellazione bellissima, che quindi poi ovviamente lascio la parola appunto alla signora Benedetti, ma io volevo soltanto fare una piccola riflessione. Questi sono 28 incontri che iniziano appunto da ottobre, quindi sarà un grande viaggio, non è un grande viaggio delle stagioni, potrebbe essere qua autunno, l'inverno, poi arriveremo a maggio, quindi alla primavera. E sono ogni incontro è una gemma preziosa, perché ogni incontro ci dà la possibilità di conoscere un libro, di conoscere una storia, un punto di vista, un momento importante di riflessione. Però la cosa bellissima è che si può conoscere il valore di un libro, quindi ascoltarlo. E questo veramente è qualcosa che la rassegna Legge Non Dimenticare ci dà questa grandissima opportunità, ce l'ha data da tanti anni. Quindi un lavoro prezioso, tenace, e quindi io ringrazio veramente a nome della città di Firenze Anna Benedetti, perché ci riflettevo prima in mente la frase di Margherita Hirschman, no? Che diceva che le biblioteche sono i granai pubblici contro il perno dello spirito. Ecco, il nostro lavoro e il suo lavoro, questi sono tutti i semi, no? Di un granaio per tutti, ci aiuta veramente a combattere anche questa divinità, no? Che purtroppo è anche un po' diffusa, ma invece noi si sta facendo insieme questo lavoro prezioso per i nostri cittadini, per tutte le generazioni, perché questo è un programma per tutte le generazioni, per le persone anziane ma anche per i giovani. E mi fa tanto piacere sia all'interno della nostra biblioteca, dei nostri oblati, perché lo dico sempre, quindi grazie di Zena Mori, che con grande amore e cura giorno ci lavora insieme a un bellissimo staff, ma non è una piccola città, perché ogni giorno ci entrano 1000 persone, è una grandissima comunità di però bambini, adolescenti, qui ci sono tutte le generazioni, e quindi dare la possibilità di uno spazio pubblico per una cultura pubblica per tutti e per tutti, io credo sia qualcosa di prezioso. Non diamo per scontato, non c'è mai nulla, ormai abbiamo capito per scontato, ma a maggior ragione apprezziamo tutto il grande lavoro, la grande qualità. Quindi grazie, noi siamo al vostro fianco, è un piacere, ringrazio. Devo dire che rappresentare questa città è complicato, perché io devo dire che tutti i giorni mi sento una grande responsabilità, però come dico sempre, e ogni giorno ne ho conferma, noi abbiamo sapigliato non solo il patrimonio storico artistico, però noi abbiamo questo patrimonio di umanità e di umanismo. Questo sguardo non è mai soltanto verso lui, ma è verso noi, perché lei potrebbe tranquillamente, come dire, spendere il proprio tempo per sé, e invece una cosa preziosa è che spende al dono il proprio tempo per fare tutto questo e per restituirlo a tutti gli altri. Io lo trovo straordinario, però fa parte anche della nostra storia, del nostro DNA, no? E quindi veramente viva la lettura, perché la lettura ci rende liberi, perché la lettura ci rende appunto persone che hanno uno spirito critico, e quindi davvero la lettura deve essere per tutti, la lettura è il fondamento della democrazia. Grazie davvero. Grazie. Complimenti. No, grazie, complimenti a voi. Bene, io vi devo solo dire buongiorno a tutti, ben trovati. Leggere per dimenticare riprende mercoledì 11 ottobre, con 28 incontri che termineranno l'8 maggio del 2024. Della stampa troverete in segna dell'intera stagione un breve comunicato che anche quest'anno verte intorno al valore dei libri, per rimettere al centro la storia, la scienza, la società, la letteratura, aprendo nuovi spazi di ascolto e di scambio sulla realtà che ci circonda, immergendoci nelle grandi sfide del presente, consumendo antiche anche dalla memoria di chi è futuro, questa è una cosa grande. Nella copertina del Vega
mentale abbandonato a terra, simbolo dell'inevitabile disfatta di tutti i fronti in campo, il cielo è scritto di terra, gli emi dei venti, a ricordare che i conflitti scaturiscono dall'ignoranza, dalla sua ufficialità, per seguire l'area di vita senza corsi interrompibili. Compito della cultura, quello di svegliare le coscienze, porsi domande, avere dubbi, scavare dentro di sé prima di fare una scelta. Soltanto sul letto dell'evento la frase si rivela nel suo contenuto. Nell'incontro di questa edizione voglio segnalare la presenza di alcuni degli autori più importanti più presenti. Ovviamente